Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo gilet, guardate, con questa mattonella che unita con le altre crea questo splendido disegno. Io ho creato un gilet estivo da indossare nelle serate e nelle giornate estive, però potete creare un cardigan, una maglia. E perché no anche un vestitino. Quindi questa mattonella la potete utilizzare per diversi progetti. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok. E lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo insieme dei sondaggi per decidere i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone fiocco beige, un uncinetto numero 3 e un paio di forbici. Prima di iniziare la lavorazione, vi volevo far vedere la struttura del nostro gilet che possiamo trasformare anche in un cardigan perché è semplicissimo. Quindi facciamo la parte di sopra e la parte dietro del nostro cardigan, così. Nella parte sopra, quindi la parte del collo, noi inseriremo 6 mattonelle per un totale di circa 53 centimetri. Nella parte laterale invece ne ho inserite 8, quindi 8 mattonelle per un totale di circa 76 centimetri, quindi è abbastanza lunghetto. Questa è la parte dietro. La parte davanti noi la faremo semplicemente lavorando qui. Facciamo un esempio, ci sono le nostre mattonelline, quindi 2, 3, 4, 5 e 6, le nostre 6 mattonelle iniziali. Lavorerò qui, continuerò questa parte, lascerò 2 mattonelle al centro e continuerò da questa parte a inserire le mie mattonelle sempre nella stessa lavorazione della parte grande. Quindi avrò questa striscia che saranno di lunghezza pari a 76 centimetri, quindi inserirò 8 mattonelle come ho fatto da questa parte. Vi ho fatto il disegnino per farvi un po' capire perché queste due parti poi le rimettiamo sopra e ci faranno la parte davanti, le due striscette davanti. Il tutto dopo, sempre con una lavorazione all'uncinetto, uniremo in un secondo tempo questa parte con questa e questa con questa, e quindi lasceremo lo scalfo manica e abbiamo completato il nostro gilet. Faremo poi qualche giro solo di rifinitura finale. Questa è la struttura. Se noi invece volessimo fare un cardigan con la stessa mattonella, la stessa struttura, è semplicissimo. Dobbiamo qui nella parte laterale contare 2 mattonelle da una parte e 2 dall'altra e fare continuare la lavorazione, attaccare le nostre mattonelle. Lo faccio tratteggiato perché non è il lavoro che vi sto presentando, facendo la manica da questa parte e poi di conseguenza la manica da quest'altra parte, per farvi capire come si struttura un cardigan sempre con le mattonelle. Dopo avervi dato queste informazioni,
possiamo passare alla lavorazione della singola mattonella, dell'unione di due mattonelle e dell'unione che poi ci ritroveremo durante la lavorazione. Quindi prendiamo il cotone e iniziamo subito a fare la nostra mattonellina. Prendiamo il cotone e l'uncinetto. Facciamo un cerchio magico. Entriamo e ci tiriamo il filo. Qui dobbiamo lavorare 6 catenelle. 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta e 3 catenelle di separazione, quindi in tutto 6. Entriamo sempre nel cerchio e ci lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta nel cerchio. Questo lo dobbiamo fare per 8 volte. Quindi abbiamo fatto il primo foro, il secondo, faremo il terzo. Il quarto, quindi sempre con le 3 catenelle di separazione, il quinto, il sesto, il settimo, e ora qui facciamo le 3 catenelle. Per fare l'ottavo dobbiamo stringere la codina del lavoro. L'ottavo si recupera con 3 catenelle e la chiusura a maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Così. Guardate, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fori. Continuiamo inserendoci nel primo foro che abbiamo a disposizione con maglia bassissima. Da qui ci rialziamo con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, entriamo nuovamente e ne facciamo altre 2, quindi in tutto 3 maglie alte. 3 catenelle e 3 maglie alte anche nel foro successivo. E questo giro dobbiamo lavorare semplicemente nel foro 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte nel foro successivo fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati alla fine abbiamo fatto le 3 catenelle, ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con maglia bassissima. Ora facciamo l'ultimo giro. In questo caso la prima mattonella si lavora completa, le altre mattonelle, l'ultimo giro si lavorerà facendo l'unione con le altre. Quindi facciamo la mattonella completa, quella che è proprio la primissima che si deve fare, quindi mi rialzo con 3 catenelle, entro nuovamente nel punto successivo facendo sempre una maglia alta e un'altra maglia alta, quindi 3 maglie alte sulle 3 maglie alte, dopodiché inizio lavorando 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Entro nell'altro gruppetto di 3 maglie alte e lavoro appunto 3 maglie alte. Ora lavoro 5 catenelle. 3, 4, 5 e mi lavoro il gruppetto che mi ritrovo delle maglie alte. Quindi
Quindi alterno 9 maglie alte, 5 maglie alte. I gruppetti li lavoro come si presentano. Quindi in questo caso lavoro le mie 9 maglie alte, mi aggancio qui, mi faccio il gruppetto di 3, 5 maglie alte, gruppetto di 3, 9 maglie alte, mi lavoro il gruppetto, 5 maglie alte, mi lavoro il gruppetto, 9 e devo terminare con le 5 maglie alte. Quindi facciamo questa lavorazione e ci rivediamo alla fine. Arrivati qui alla fine, ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con maglia bassissima, catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Stringiamo per bene e questa è la nostra mattonella. Guardate, questi sono gli angoli e queste sono le parti laterali formate da 5 catenelle. Gli angoli sono formati da 9 catenelle. Questa mattonellina sarà quella che poi creerà il nostro gilet. Ora vi farò vedere come si fa l'unione della mattonella da una parte e poi vi farò vedere l'unione da due parti, quindi quando la dobbiamo unire in due parti. Per farvi vedere questo vi riporto il progetto iniziale che io già ho iniziato, infatti mi sono portata avanti, e faremo l'inserimento delle mattonelle nel progetto stesso. Questa è la parte dietro, guardate, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Guardate però che bellissimo disegno che crea l'unione, perché crea un fiore per ogni unione di mattonella. Guardate, è veramente bella questa mattonella da utilizzare per questi progetti. Quindi questa è la parte delle 6x8 mattonelle. Qui ho lasciato le due mattonelle centrali, come vi ho fatto vedere nel disegno, e nelle due laterali, guardate, ho lavorato le mie due strisce, sempre create da 8 mattonelle per 2 in questo caso, e qui nelle altre due laterali. Ho lasciato in sospeso l'inserimento delle ultime due mattonelle, perché vedremo l'inserimento qui e qui, quindi da una parte, e poi con l'altra l'inserimento in due parti. Prendiamo il cotone e iniziamo a lavorare i primi due giri della mattonella. Abbiamo visto come si fa, quindi io ora la lavorerò sempre iniziando con le 6 catenelle iniziali, facendo 8 spazi formati da 3 catenelle e maglia alta. Dopodiché mi lavorerò per ogni spazio le 3 maglie alte intervallate dalle 3 catenelle. Ci rivediamo al lavoro ultimato, pronti per l'unione. Abbiamo lavorato i primi due giri, quindi ora cosa facciamo? Facciamo il primo gruppetto di 3 maglie alte. Quindi ci lavoriamo le maglie alte sulle maglie alte. Le 9 catenelle, quindi il primo angolo, 7, 8 e 9. Entriamo nell'altro gruppetto. In questo caso noi dobbiamo attaccarci in 1 e 2 angoli, quindi 2 angoli ce li lavoriamo normali e 2 angoli li lavoreremo inserendo il lavoro con l'altro, quindi facendo l'unione. Facciamo 5 catenelle, facciamo l'altro gruppetto. Facciamo il secondo angolo, che non ci serve in questo caso perché dobbiamo unirne solo 2,
6, 7, 8 e 9. Entriamo qui nel gruppetto. Facciamo sempre il gruppetto di 3 maglie alte. 5 catenelle. E ora qui, dopo aver lavorato il nostro gruppetto, che è nella parte laterale, siamo arrivati a lavorare l'angolo per unire. Quindi cosa facciamo? Arrivati a questo punto, lavoriamo 4 catenelle, stacchiamo il filo, prendiamo qui nella lavorazione la quinta catenella, 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nella quinta catenella, prendiamo la solina della mattonellina che stiamo lavorando e la facciamo entrare all'interno. Lavoriamo altre 4 catenelle e continuiamo la lavorazione della mattonella che stiamo inserendo facendo il gruppetto. Quindi la prima unione l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo unirci anche nella parte qui laterale dove ci sono le 5 catenelle. Lavoriamo 2 catenelle, entriamo nella terza catenella, 1, 2, 3, entriamo nella catenella, ci prendiamo la solina della lavorazione e la portiamo all'interno. Qui ci lavoriamo altre 2 catenelle e rifacciamo il gruppetto, quindi abbiamo unito anche la parte laterale. Il gruppetto di 3 maglie alte. Ora dobbiamo unire solo l'ultimo angolo. Quindi ci lavoriamo 4 catenelle. Guardate, lasciamo la lavorazione e andiamo qui. Qui ho tutte le codine giustamente che dopo si devono eliminare. Guardate, nella lavorazione si vede chiaro l'unione. Entriamo in quest'unione delle varie parti, prendiamo la solina, la portiamo all'interno. Rifacciamo 4 catenelle, facciamo l'ultimo gruppetto che ci rimane. Qua abbiamo l'ultima parte laterale, facciamo le 5 catenelle, 3, 4, 5 e ci uniamo. Ci chiudiamo con maglia bassissima nella terza catenella iniziale, catenella aggiuntiva e tagliamo il filo. Stringiamo e abbiamo fatto, guardate, l'unione da una parte sola. Ora dobbiamo ripetere l'unione in due parti. Quindi noi abbiamo interessati 1, 2 e 3 angoli. Rifacciamo la lavorazione iniziale e ci rivedremo nell'ultima per fare l'unione anche di queste due parti. Arrivati così, facciamo anche l'unione di questa mattonella, quindi facciamo il nostro gruppetto prima di tutto delle nostre 3 maglie alte. Facciamo il primo angolo perché noi ne dobbiamo unire solo 3. Il primo viene sempre lavorato, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi facciamo l'angolo e la parte laterale. Facciamo il gruppetto e poi le 5 catenelle. Ci lavoriamo sempre il gruppettino.
E ora, dopo aver fatto un angolo, dobbiamo unire gli altri tre. Quindi facciamo 4 catenelle, prendiamo 1, 2, 3, 4 e 5, la quinta catenella, quella centrale, prendiamo la solina, tiriamo un pochino e la tiriamo all'interno. Continuiamo a lavorare 4 catenelle. Andiamo nel gruppetto e lavoriamo il gruppetto. Ora dobbiamo unire la parte laterale. Quindi facciamo 2 catenelle. Entriamo qui nella parte laterale, contiamo 1, 2, 3, nella terza entriamo, ci prendiamo la solina, facciamo altre 2 catenelle e rientriamo qui nella mattonella da unire e facciamo sempre il gruppetto. Continuiamo facendo 4 catenelle. Qui abbiamo la parte centrale, guardate, vi viene facilissimo perché si individua il buchino da entrare. Prendiamo la solina, ce la tiriamo all'interno, lavoriamo 4 catenelle e abbiamo unito anche il secondo angolo. Qui ci lavoriamo il gruppetto. E abbiamo unito già 2 angoli, 1 e 2. Giriamo un pochino la lavorazione, qui dobbiamo unire la parte laterale, quindi facciamo 2 catenelle, entriamo qui nella parte laterale, contiamo 1, 2, 3 nella terza, prendiamo la solina, la portiamo all'interno, altre 2 catenelle. Andiamo qui nel gruppetto. Ora ci dobbiamo lavorare l'ultimo angolo, facendo sempre la stessa cosa. 4 catenelle. Contiamo. 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo nella quinta catenella, ci tiriamo all'interno la solina, altre 4 catenelle e abbiamo unito anche quest'angolo. Facciamo l'ultimo gruppetto. Qui abbiamo la parte laterale che sempre e comunque si lavora alla fine con 5 catenelle e ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con maglia bassissima, catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Stringiamo un pochino e abbiamo, guardate, unito le nostre mattonelle. Sicuramente il lavoro per ora è arricciato perché lo sto lavorando, però stirato, guardate, messo in tiro, è veramente molto molto bello. Ora dobbiamo unire le nostre parti, mettendo giustamente il lavoro tutto dal dritto, come ve ne accorgete, del dritto o rovescio. Perché non tagliando all'inizio le codine, questa qua che vedete, che c'è la codina così, è il rovescio. Nell'altra parte, dall'altra parte è il dritto. Quindi abbiamo inserito, questo dobbiamo fare solo attenzione nell'inserimento delle mattonelle e le dobbiamo inserire tutte dal dritto del lavoro. Guardate, vediamo se mi posso farvi vedere come questo è il rovescio del lavoro. E questa è la parte laterale, quindi metto rovescio su rovescio, da questa parte
faccio la stessa cosa, questa è la parte del collo, sistemiamo, ecco, anche da questa parte le nostre mattonelle, così. Quindi questa è la parte del collo, la scollatura, queste le spalle e le spalle. Poi scendendo abbiamo la stessa lunghezza, quindi guardate, sistemiamo il tutto. Questa è la parte laterale. È la stessa cosa dall'altra parte. Noi che cosa dobbiamo fare? Qui, dove abbiamo la scollatura e la parte laterale, dobbiamo lasciare il pezzetto della manica, e questo a scelta possiamo farla normale, quindi lasciare una manica normale, oppure un pochino più ampia. Trattandosi di un gilet, ci sta che sia un pochino pure più ampia. Io infatti ho pensato di lasciare la manica formata da 1, 2 e 3 mattonelle. Qua ho la parte dell'angolo, e qua pure coincide perfettamente. Metto in questo modo, sistemo in questo modo e inserisco un marcapunti nelle mie due parti. E la stessa cosa faccio dall'altra parte. Questo è il mio scalfo manica ampio, anche perché il gilet viene indossato sopra una canotta, comunque sopra un top. Quindi ci sta la manica più larga. Questa parte invece la dobbiamo cucire. Quindi ora faremo una lavorazione sempre con l'uncinetto. Per questo gilet io ho deciso di lasciare 3 mattonelle laterali per fare uno scalfo più larghetto, anche perché viene indossato su un top, sulla canotta, lo possiamo indossare comunque su una magliettina, però lo scalfo più larghetto per un gilet ci sta. Magari se fate un cardigan potete optare per 2 mattonelle e fare la manica un pochino più stretta, però sempre a vostro piacimento. Allora, prendo un marcapunti, vado qui dove c'è la parte della mattonella, quindi l'angolo, e vado a marcare da una e dall'altra parte, quindi unisco questi due pezzi. Questo è il mio scalfo manica. Ora invece da questa parte dobbiamo iniziare la lavorazione di unione, e faremo una lavorazione un pochino diversa di un'unione tradizionale, perché la faremo, diciamo, un po' decorativa. Prendiamo filo e uncinetto e iniziamo a fare la nostra unione un pochino decorativa, e la facciamo così che in modo tale allarghi un pochino la parte laterale. Si sa che magari sotto le ascelle vuole essere leggermente più largo anche per i movimenti e quindi per il fianco. Allora, qui prendiamo, contiamo 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo nella quinta catenella da una parte e nella quinta catenella dall'altra parte. Prendiamo il nostro cotone, lasciamo un pezzetto di codina che poi andremo a sigillare con un ago, ci portiamo il filo all'interno e facciamo una catenella. Questo è per sigillare le due parti. Dopodiché faremo 3 catenelle, staccheremo le due parti, guardate, andremo nella parte vicina a me, entreremo nella maglia alta centrale e uniamo con maglia bassissima, quindi facciamo passare la solina in tutte e due. 3 catenelle. La stessa cosa facciamo, prendiamo l'altra parte, guardate, entriamo e ci lavoriamo sempre la maglia bassissima. 3 catenelle,
Entriamo nella terza catenella della parte laterale delle 5 catenelle facendo una maglia bassissima. Sempre 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dall'altra parte, in modo speculare, entriamo nella terza catenella della parte laterale. Maglia bassissima, 3 catenelle. Ora entriamo nella maglia centrale, come abbiamo fatto poco fa. Ci chiudiamo con maglia bassissima, 3 catenelle e andiamo nell'altra maglia centrale dall'altra parte, che è qui. Entriamo, maglia bassissima, 3 catenelle. Ora entriamo nell'angolo, maglia bassissima, 3 catenelle, entriamo nell'angolo dall'altra parte, che è qui, maglia bassissima. 3 catenelle, continuiamo a fare questo tipo di lavorazione. Entriamo nella maglia centrale, poi 3 catenelle nell'altra maglia centrale, poi entriamo nella terza catenella di questo lato e dell'altro, poi nella maglia centrale da questa parte e da quell'altra, e poi nell'angolo da questa parte e da quell'altra. E continuiamo così fino ad arrivare qui al marcapunti. Arrivati qui alla fine al marcapunti, ho fatto le 3 catenelle e per chiudere entro direttamente nel primo punto e nel secondo e chiudo insieme. Catenella aggiuntiva. Ora qui possiamo anche tagliare il filo, però vi voglio far vedere quello che abbiamo fatto in questa lavorazione, come sembra appunto questa lavorazione. Guardate, la lavorazione risulta traforata, guardate, qui nella parte laterale. Quindi abbiamo unito in modo regolare, e parlando sinceramente, se uno la guarda non sembra proprio non si vede proprio l'unione, anche se una lavorazione diversa si rifà ed è sempre traforata al punto giusto e leggermente si è allargato rispetto magari al sopra che c'è lo scalfomanica. Ora tagliamo il filo, lo sigilliamo, anche se questo si può fare anche in un secondo momento, e riprendiamo la lavorazione dall'altra parte. Dall'altra parte rifacciamo la stessa lavorazione, in questo caso guardate è piegato così, e riprendiamo la lavorazione di sotto, la facciamo tutta fino ad arrivare qui, guardate, al marcapunti che ho inserito sempre nello scalfomanica, e facciamo la stessa cosa. Quindi, intervallati da 3 catenelle, facciamo le unioni nei punti che vi ho appunto fatto vedere nella prima unione. Quindi, dopo aver finito le unioni, possiamo continuare con 2 giri di rifinitura nella parte davanti. Finite tutte e due le unioni, guardate, l'ho fatta anche da questa parte. E da questa l'abbiamo già unito, dobbiamo fare una piccola rifinitura. Io ho deciso che la parte di sotto la lascio così per com'è, quindi con queste piccole onde della mattonella stessa. La stessa cosa potremmo fare anche in tutto il gilet, però io in questo caso volevo fare un bordino per tutta la circonferenza del davanti. Quindi prendo filo e uncinetto e inizio qua nella parte sotto, nella parte laterale. Andiamo a prendere direttamente la quinta catenella, 1, 2, 3, 4 e 5, perché dobbiamo entrare
precisamente nell'angolo. Lasciamo un pezzetto di codina, ci tiriamo all'interno e qui facciamo 3 catenelle. Ora la codina ce la lavoriamo. Lavoriamo all'interno delle catenelle, quindi all'interno dell'angolo, in questo caso, lavoriamo 3 catenelle, 3 maglie alte, scusate. 3 maglie alte le lavoriamo qui dove abbiamo fatto il gruppetto, dove ritroviamo i gruppetti. Due e tre. 3 maglie alte qui dove abbiamo le catenelle di 5. Tre maglie alte nel gruppetto. Quindi lavoriamo 3 maglie alte per ogni spazio che abbiamo e il gruppetto lo lavoriamo così com'è. Così. Continuiamo qui dove c'è l'angolo, lavoriamo 3 maglie alte da una parte e 3 maglie alte dall'altra. Ah, l'unica cosa che dobbiamo aggiungere è che qui nella parte centrale dell'angolo dobbiamo lavorare nello stesso punto 3 maglie alte. E 3 maglie alte da questa parte. Continuiamo col gruppetto. Così. Praticamente le 3 maglie alte che abbiamo lavorato dove c'è l'angolo ci permette di raddrizzare un pochino la parte laterale. Qui facciamo sempre le 3 maglie alte, 3 maglie alte sul gruppetto, 3 maglie alte qui, qui dove c'è il punto centrale lavoriamo 3 maglie alte nello stesso punto e 3 maglie alte qui nella parte laterale e continuiamo così fin quando abbiamo fatto, arriviamo tutto il contorno e arriviamo dall'altra parte. Dopo aver contornato il nostro lavoro, siamo arrivati qui alla fine e per l'ultima maglia alta entriamo nella quinta maglia dell'angolo con maglia alta. Facciamo 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Ora faremo un giro e alterneremo. Prendiamo il filo sull'uncinetto. Una maglia presa davanti, quindi incosta davanti, una maglia alta e una entriamo da dietro e la prendiamo dietro. La maglia successiva, guardate, facciamo passare l'uncinetto sotto la maglia dalla nostra parte. La maglia seguente entriamo da dietro e la prendiamo da dietro. Quindi faremo questa lavorazione fino ad arrivare alla fine prendendo tutte le maglie alte che abbiamo lavorato in questo nel giro precedente. Così, quello che risulterà dalla lavorazione è questo punto, semplice però come bordino ci sta perfettamente al nostro gilet con queste mattonelle. Arrivati qui alla fine, dopo aver fatto l'ultimo punto, facciamo una catenella
e sfiliamo il lavoro. Io, come vedete, ho terminato anche l'ultimo gomitolo che avevo a disposizione. Quindi, qui abbiamo il lavoro per fare questo gilet con questa misura. Io ho impiegato 250 grammi di filato, 5 gomitolini da 50 grammi. Questo è il risultato. Guardate, mettiamo il gilet, lo sistemiamo così. Questa è la parte di sotto, poi saliamo, saliamo, e qui è la parte dello scollo. Ora dobbiamo nascondere tutte le codine. Ci sono due modi per farlo. Uno, mentre attacchiamo le mattonelle, direttamente le nascondiamo. Quindi non è un lavoro da fare alla fine, ma da fare durante la lavorazione. L'altro è quello da fare appunto qui alla fine. Vi faccio vedere come faccio io. Questa è la codina laterale, quello là di fine giro della mattonella. Prendete un ago, vi conviene un ago da lana con la cruna abbastanza grande. Fate passare l'ago in alcuni punti di lavorazione, così. Prendete la codina del filo, la inserite nella cruna dell'ago, così, inserite il filo, e lo sfiliamo, quindi lo facciamo passare. Così. Lo facciamo arrivare qui nel nodino. Così, e lo possiamo tagliare. Questo invece è quello là centrale, quello là del cerchio magico. Facciamo passare l'ago in altri punti sempre del cerchio. Prendiamo il filo, lo inseriamo nell'ago e lo facciamo passare, e possiamo tagliare il filo. E così, facendo così, dobbiamo nascondere tutte le codine sia del centro che della parte laterale. Guardate, io qui le ho nascoste, questa è la parte a rovescio, e quindi il mio gilet è pronto. Ho qui l'ultimo da nascondere, quello là finale, e farò allo stesso modo. Farò passare il filo sempre nella lavorazione e lo nasconderò. Così. Abbiamo terminato il nostro video. Come vedete, è molto semplice da realizzare. Lo potete trasformare in cardigan. Qui, questa è la manica. Basta aggiungere nella parte laterale le mattonelle, quindi unire ulteriori mattonelle, oppure
Potete realizzare anche una maglia strutturata davanti, fate il davanti, il dietro e l'unione laterale. Quindi vi potete sbizzarrire con i vostri progetti. La mattonellina, come avete visto, è semplicissima da fare e soprattutto veloce anche nell'unione delle altre mattonelle e poi è di grande effetto con questa lavorazione che crea questo fiore centrale, quindi traforata è ideale per fare questi tipi di progetti, che siano gilet, cardigan o maglia. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.